si chiama sindrome da rientro e ne è colpita una persona su 10 secondo le statistiche. Parliamo di quelle persone che al rientro dalle ferie o dopo la pausa estiva riprendono il lavoro o le normali attività quotidiane. Allora, dottoressa, che cos'è la sindrome da rientro? La sindrome da rientro è una difficoltà che la persona può avere e percepire nel momento in cui rientra dalla pausa estiva. Più è lunga la pausa estiva, quindi una vacanza di 1, 2, 3 settimane, più sarà difficile per la persona riadattarsi alle vecchie abitudini. E allora come la possiamo gestire e quali sono i rimedi che possiamo attuare? Diciamo una prevenzione che può essere fatta durante tutto l'anno, cioè quella di poter, se si ha la possibilità, spezzettare dei momenti di vacanza e di pausa, 1, 2, 3 giorni, quindi un weekend, in cui chiudere un po' le porte alla routine quotidiana e crearsi uno spazio di relax. Non sempre quindi riposo o relax ricaricano le batterie, anzi, per alcuni di noi una lunga pausa acuisce i sintomi da stress non appena si rientra. Meglio quindi piccole pause, ma più spesso, potendo, si intende.